Eccoci tornati in studio di nuovo, buonasera, ben ritrovati al TG Plus. Torniamo a parlare adesso della questione della guerra in Ucraina e ce la facciamo raccontare anche da chi quell'inferno lo ha vissuto. Buonasera, ben trovata a Giusy Criscuolo, giornalista di guerra. Ciao Giusy. Ciao, buonasera, come stai Lorenzo? Tutto bene, sono contento di vederti, sei un po', sei più serena, sei più tranquilla anche perché hai momentaneamente lasciato il teatro di guerra e proprio da questo ti partirei nella nostra chiacchierata. Raccontaci un po', per favore, quello che hai visto con i tuoi occhi di questo oltre mese e mezzo, se non sbaglio, che hai passato in Ucraina. Sì, sono state quasi un mese, è stato un mese abbastanza importante perché abbiamo iniziato a vedere umanitaria. Quindi ci siamo concentrati inizialmente sul confine ucraino-polacco, di base a Przemil, dove arrivavano tutti i rifugiati, tutti coloro che arrivavano dalla guerra. E devo dire che il tempo era veramente intenso, quindi già sul primo impatto, i primi 10 giorni lì sono stati molto forti, perché tantissime persone, arrivavano plus 120.000 persone al giorno. Numeri da capogiro, 120.000 persone al giorno. 120.000 persone al giorno, non solo, ma i volontari che diciamo si davano il turno soltanto nella stazione erano 1.000 al giorno, soltanto la stazione, senza contare il tempo, dove in realtà poi andavano tutti coloro che arrivavano di fuga e ai quali poi veniva dato di pernottare la notte e poi di prendere gli autobus e smistarli in tutta Europa. Mm. Abbiamo preso tantissime testimonianze, tra l'altro anche molte, soprattutto donne. Donne che fuggivano con i bambini, donne che ci dicevano che pure erano state avvicinate da persone particolari ed erano convinte di rapire i bambini o anche loro, quindi avevano difficoltà pure a salire le macchine o gli altri. Perché abbiamo scoperto anche qui che praticamente non solo c'erano organizzazioni che tutti conosciamo, ma c'erano anche persone che cercavano di lucrare, quindi arrivavano lì, chiedevano soldi in cambio di diciamo un trasporto al di fuori della Polonia. Ah. Molte donne ci hanno detto che i mariti sono rimasti a combattere e molte altre ci hanno detto che siccome era già pieno l'esercito, avevano deciso comunque di rimanere a combattere o comunque di rimanere a dare una mano a tutti coloro che avevano bisogno, perché non c'è solo chi combatte, ma c'è anche bisogno di qualcuno che li aiuti a rifocillarsi, quindi che li aiuti con il cibo, che li aiuti con i beni di prima necessità, e cosa che purtroppo, ahimè, adesso sta scarseggiando. Poi siamo entrate a Leopoli e una volta entrate a Leopoli, sul treno di arrivo a Leopoli, ho visto un'inversione di marcia. Mentre c'era inizialmente tanta gente che usciva, da 120 sono diminuiti a 90.000 al giorno e molti, tipo il 3-5%, ha iniziato a ritornare. Addirittura nel vagone letto dove ho dormito io c'era una mamma con un bambino e la madre adulta, grande, e loro ritornavano ad Odessa. Io sono rimasta perché ho detto: ma Odessa è nel pieno in questo momento. Loro ci hanno detto: noi vogliamo ritornare nelle nostre case, vogliamo aiutare la nostra gente che è rimasta. Siamo grati, perché loro erano stati in Germania, ai tedeschi che ci hanno accolto come una famiglia. Dice: ma noi abbiamo necessità di ritornare. E da quel giorno, io ti parlo più o meno di fine marzo, più o meno, la tendenza si è invertita fino ad arrivare addirittura al 12-14% di rientro. Ecco, secondo te perché, Giusy, c'è stata questa tendenza, questo 3-5% di popolazione che aveva lasciato repentinamente le loro case per poi ritornarci poco meno di un mese dopo? Perché ovviamente quando tu hai nel cuore la tua cultura, il tuo DNA, la tua identità, non la vuoi perdere. Chi rientra sono coloro che sono legati alle radici. Non, in realtà sono tutti legati alle radici, ma chi rientra è perché comunque, cioè, non ha niente da perdere. La loro casa è lì, non hanno niente al di fuori. Cioè tu quando fuggi
Cioè, fuggi, c'era gente che aveva busti, bustoni pieni di vestiti, di cose prese all'improvviso, senza saperlo. Quindi tu vai via senza niente, tu perdi la tua identità. Quindi è normale che la gente voglia ritornare a riavere la propria identità. Questo mi sa che è il centrotesco, che è sempre al confine con Pschemil, dove sono anche stata. E questo è uno dei primi giorni, mi sa, in cui c'era il flusso molto grande. Poi tantissimi bambini, addirittura si parla di 8.000 bambini da soli, ma non tutti abbandonati. Alcuni sono stati abbandonati, altri sono stati affidati a parenti che ovviamente non li potevano tenere, li hanno affidati a dei preti o a delle suore o a delle associazioni. Altri sono bambini malati, quindi cioè, si parla di grossissimi numeri e la gente ritorna perché ha bisogno di sentirsi, di identificarsi con qualcosa, quindi con la propria cultura. È Di come se noi ritornare a essere se italiani. stessi. Sì, perché è come se noi italiani fuggissimo da qualche parte all'improvviso e tu ti ritrovi senza casa. Hai lavorato una vita per costruirti una casa. Hai lavorato una vita per avere una famiglia, per dare qualcosa a tuo figlio. Ti ritrovi senza niente, con una busta in mano fatta di vestiti. È normale che loro ritornano e loro sanno che rischiano, perché lei mi ha detto: potremmo farcela come potremmo non farcela. Queste sono state le sue parole, però mi ha detto: noi ci affidiamo a Dio. Sono state le parole di questa donna che mi hanno colpita. Poi, una volta addentrati, siamo riusciti ad andare addirittura al confine con la Bielorussia. Ho intervistato il governatore di Rivne, che è la zona al confine con la Bielorussia. Ho scoperto tantissime cose. Tra l'altro, molti russi che hanno rubato all'interno di tante cittadine e villaggi hanno aperto al confine proprio con la Bielorussia, hanno aperto dei mercatini dove vendevano tutto ciò che Cioè delle bancarelle del furto, quindi. Esatto, però mi hanno spiegato persone con le quali poi ho parlato che è una cosa quasi usuale in tutte le guerre che ci sono state tra ucraini e russi anche nel passato, ma non ti parlo solo del 2014, ti parlo anche precedentemente, durante le vecchie guerre, le grandi guerre, succedeva anche questo. Addirittura delle persone anziane che ho intervistato, tra l'altro ho intervistato una persona russa. Questa persona che adesso si è ambientata in Ucraina mi ha raccontato dicendomi, quando io ero una signora grande, quando io ero piccola, io chiedevo a mio nonno, di portarmi determinate cose e lui quando ritornava dalla guerra me le portava. Ecco, e Quindi quindi è una è consuetudine, diciamo così, aprire, accaparrarsi, appropriarsi degli oggetti lasciati da una popolazione in fuga. Questo forse è anche uno dei lati meno noti, diciamo così, di un conflitto bellico. sì, è anche uno dei lati meno noti. E poi E ovviamente meno c'è il lato nobili a questo umano. punto, mi viene da dire. Sì, è meno nobile perché comunque tu ti appropri di qualcosa o di qualcuno che è morto o comunque di qualcuno che vorrebbe ritornare nella propria casa e ritrovare qualcosa che gli appartiene. È sempre la questione dell'identità. Loro lottano perché loro vogliono continuare a parlare la loro lingua. Io ho parlato uno dei nostri fixer, che è praticamente i fixer sono coloro che ti portano, che hanno conoscenze politiche e non solo, e ti portano in giro per tutta la regione, per tutta l'Ucraina. E loro, questo fixer che ho avuto modo di conoscere, è anche analista, quindi ha una persona molto colta, nello stesso tempo anche abbastanza obiettiva, tant'è vero che veniva definito filo russo. Ma non era filo russo, perché lui cercava di dare una spiegazione logica, perché ovviamente quello che dobbiamo fare noi è cercare di raccontare le cose in modo più asettico possibile, anche se poi alla fine non ci riesci perché ti coinvolgi comunque. E lui ci spiegava che un suo collega analista del Donbass russo, cioè, parlava tranquillamente con lui russo e ucraino, perché comunque sono lingue affini. Cioè, si capiscono. Non è che dice se io parlavo in ucraino, lui mi diceva parlami in russo, o se lui mi parlava in russo, io gli dicevo parlami in ucraino. Ci capivamo, magari io parlavo in ucraino, parlavo in russo, però noi ci capivamo. Dice, non c'era questa guerra. Ha detto, il problema
nasce adesso, perché il problema di adesso è che loro hanno intuito che voglio, cioè che l'intento è quello probabilmente di cancellare la cultura. Poi loro vengono al loro idolo, tra virgolette, che è Banderas, che è appunto uno degli idoli delle grandi guerre, che era un tra virgolette, una figura di destra, di estrema destra. Ma loro non si definiscono più nazisti, loro dicono solo perché noi vogliamo la nostra cultura, perché vogliamo difendere la nostra ideologia, vogliamo difendere la nostra lingua, non vuol dire che siamo nazisti, è morto. Cioè noi siamo persone che vogliono essere ucraine, cioè Non vogliamo essere nazisti, ma riconosciuti. nazionalisti, quindi. Esatto, loro si definiscono nazionalisti, non, anzi rifiutano questa, diciamo. In questo modo che gli altri, tra virgolette, gli affiancano, perché loro, quando tu parli di nazismo, loro ti guardano male, ti dicono: ma noi non siamo nazisti, cioè noi siamo solo nazionalisti, noi siamo ucraini, questo ti dicono. Poi ovviamente il governatore del Donbass ci ha detto, cioè no, del Donbass, di Rivne, ci ha detto che sicuro la centrale non verrà colpita, perché dice: abbiamo fatto molte analisi e non è neanche nelle intenzioni russe colpire la centrale nucleare. L'unica cosa è Stai che parlando loro dell'impianto di intendono. Chernobyl, Giusy, scusami, tanto per No, contestualizzare. questo è un altro impianto nucleare che sta al nord e sta proprio al confine con la Bielorussia. E questo impianto loro hanno detto: lo monitoriamo continuamente, ma lo monitorano anche i russi, perché addirittura mi ha detto che ci sono droni quotidiani, ogni giorno, che a distanza di 20 km, arrivano pure a 10 km, controllano tutto quello che è il territorio e tutto quello che c'è intorno alla centrale. Inoltre, non ci hanno fatto vedere, diciamo, tutti i posti che sono stati colpiti, perché molti missili sono partiti anche purtroppo dal territorio bielorusso, ma loro ci hanno assicurato che i bielorussi, sia i militari che i civili, non hanno voglia di entrare in guerra, ma si trovano tra l'incudine e il martello, perché ovviamente devono dare comunque il loro suolo alle truppe russe. Tant'è vero che ieri, tramite i satelliti della Maxar, praticamente sono stati individuati addirittura al confine con la Bielorussia, a 32 km circa dal confine bielorusso, 150 elicotteri da trasporto e altrettante truppe di terra. Quindi sono tendenzialmente pronti, nel senso non vogliamo farne parte, eppure dobbiamo sottostare alla Ma non sono... Federazione Russa. No, ma non sono i loro, sono russi. Tutto Sì. questo che ti ho detto sono russi. Loro però non vogliono, anche perché se cedeste alla guerra, perderebbe le prossime elezioni il presidente della Bielorussia. Quindi Alexander assolutamente Lukashenko si trova anche lui fra l'incudine e il martello, diciamo così. sì, lui perderebbe le elezioni e di conseguenza rischierebbe. E quindi si trova pure lui a doversi dividere da una parte e dall'altra. Loro infatti hanno detto: noi dai bielorussi non ci aspettiamo nulla, tant'è vero che anche dalla Bielorussia sono scappate tantissime persone che ho intervistato a Pshemil, però dice: noi siamo pronti, se loro dovessero decidere di attaccarci, noi comunque siamo pronti a reagire. Calcola che quando sono entrata in questo palazzo governativo era strapieno di militari. E io ovviamente ho chiesto: ma perché tutti questi militari? E lui ha detto: perché loro tendono ad attaccare prima di tutto le sedi governative e poi anche le sedi religiose e le sedi della comunicazione. Quindi dice: siccome io sono qui, i militari sono qui a protezione della mia figura. Ma erano tantissimi. Comunque ti muovevi, era tutto militarizzato. E poi ovviamente, quando poco prima di tornare sono passata da Bucha e ho visto anche altre piccole realtà che ovviamente non sono famose come Bucha, e niente, quelle sono immagini che ti restano negli occhi e che penso non andranno più via, Ecco. perché le popolazioni, cioè la popolazione civile non c'entra niente, la popolazione civile
E il problema, sai qual è? Il problema è che adesso c'è una sorta di caccia alle streghe, perché purtroppo c'è uno spionaggio, un controspionaggio fortissimo. Calcola che hanno arrestato addirittura uno dei più famosi violoncellisti ucraini che stava in una grossissima filarmonica ed era una spia russa. Pensato. E anche all'interno degli stessi eserciti ci sono persone che ovviamente fanno da spia, tant'è vero che tutti si chiedono queste famose fasce che hanno alle braccia. Allora, quelle blu e gialle sono ucraine, quelle bianche e rosse sono, quelle bianche sono cecene, quelle rosse sono russe. E da entrambe le parti tendono a cambiarle quotidianamente di postazione, di posizione, tutti i giorni e in regioni, cioè in tutti i luoghi completamente differenti, perché in base a quello loro capiscono chi è davvero parte del gruppo e chi può essere un infiltrato. A cui magari questa Poi, per esempio, informazione non è arrivata. certo, poi per esempio tutti i famosi che si trovano sui tank, sui carri armati. E allora la Z ormai sappiamo tutti che è identificativa della Russia. Tutti stanno dando delle descrizioni, chi religiose, chi di altro tipo. In realtà sono soltanto per identificare da dove vengono. La Z è russa, la V è cecena, lo 0 è bielorusso, ma non sono i bielorussi, sono i russi che partono dalla Bielorussia. Ci sono tanti altri simboli che poi ovviamente io descriverò nel libro che sto scrivendo e che spero di pubblicare subito dopo il mio secondo rientro, perché c'è in previsione un secondo rientro, ma questa volta proprio sulla linea, in prima linea. Basta che promettici che fai attenzione e poi che ci racconterai tutto una volta rientrata in Italia, Giusy. E Certo, volentieri. allora, grazie di cuore per la tua testimonianza. Giusy Criscuolo, giornalista di guerra. Buona serata, buon lavoro e buona Pasqua a questo punto, Giusy. Grazie a voi, buona Pasqua a tutti, grazie. Prima di salutarci adesso, però, partiamo anche di quanto di Cusano Italia TV, perché alle ore 23 questa sera andrà in onda Gianluca Scarlata e il suo Dire Donna Oggi. Fra gli ospiti di Gianluca c'è anche la sottosegretaria alla cultura, Lucia Borgonzoni. Oggi, infatti, è la giornata internazionale della cultura e la sottosegretaria evidenzia proprio la fatica che ha fatto questo, comparto dopo 2 anni di pandemia. Sentiamola. Questo governo ha fatto ed è di giusto per quello che riguarda invece i lavoratori del mondo dello spettacolo, che è un altro ambito, però io di questo sono orgogliosa perché avevo anche depositato un disegno di legge che è quello finalmente di dare a questi lavoratori degli strumenti che siano legati al welfare, che siano legati anche loro, potranno avere quello che sono i giorni per quando si ha un figlio, la genitorialità, verranno anche a loro Vero, riconosciuti. La vero, malattia, vero. Vorrei dire una cosa su questo. tutte cose Devi che saltare. per tutti gli altri lavoratori c'erano e per i lavoratori del mondo dello spettacolo comunque non c'erano, e questo ce ne siamo accorti perché quando siamo arrivati per dare durante i sostegni un aiuto a queste persone che hanno un lavoro oltre quello discontinuo, ci siamo trovati davanti a persone che non potevano essere inserite in nessun ambito, per cui si erano trovati completamente abbandonati da qualunque tipo d'aiuto. Io questo ne sono orgogliosa perché avevo anche un disegno di legge e la legge delega che ora sta per arrivare, che, su cui stanno lavorando le Camere, è in buona parte figlia del mio disegno di legge. La stessa sottosegretaria alla cultura, Lucia Borgonzoni, che lo ripeto, potrete vedere questa sera integralmente nella trasmissione Dire Donna Oggi, condotta da Gianluca Scarlata, a partire dalle ore 23 qui su Cusano Italia TV, poi ha parlato anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in parte destinato anche a loro. Con il PNRR che ci aiuterà a tutelare il patrimonio e a recuperare una parte del nostro patrimonio. Penso ad esempio al bando che è chiuso il 15 marzo, quello dei borghi, poi ci sarà quello degli insediamenti rurali, per cui un recupero comunque di tutte quelle zone che non sono i grandi attrattori turistici, perché noi siamo abituati ad avere un turismo quasi eccessivo in certi luoghi del nostro paese che non fa bene neanche a quei luoghi, e poi abbiamo posti meravigliosi, magari meno conosciuti, nell'entroterra, nelle nostre sia campagne che colline,
che vengono meno visitati, ma non perché sono meno belli, ma perché non hanno mai avuto magari un turismo, non sono mai finiti dentro quello che sono gli itinerari turistici. Il bando c'è, il bando quello da 105, da 155 milioni è sulle imprese culturali e creative. Sono le imprese, come dicevo prima, il MIC deve anche guardare quello che è non solamente la tutela del patrimonio che va fatta e tutti gli investimenti che facciamo sono sempre troppo pochi perché ne servirebbero molti di più, però poi ci sono le imprese culturali e creative che in Italia non sono di fatto normate, per cui non hanno dei confini, ma questo forse un po' ci sta non solamente per la mancanza normativa, ma perché da noi quando si parla di creatività entra e subentra in tutte le cose. Intrinseca un po' in tutte le cose che facciamo e noi faremo questo bando proprio per cercare di aiutare nella direzione digitale e del green a tutte quelle imprese che sono legate sia ai settori storici del quelli che più comunemente definiamo della cultura, per cui l'audiovisivo, quello che sono il patrimonio culturale, quello che è il teatro, per cui lo spettacolo dal vivo, ma anche la moda, la musica, il design, l'architettura. E su quello noi cercheremo insomma di aiutare tante nostre aziende, soprattutto per quanto riguarda la digitalizzazione, ma nel senso di riuscire a entrare in tutti quei sia mercati che ora ovviamente si sono spostati magari su internet, su altre piattaforme, ma soprattutto anche perché ci sono mestieri che comunque sono i nostri mestieri che ora si possono fare anche in altri modi senza togliere nulla Certo. all'artigianalità del mestiere E stesso. questo è Quindi importante. insomma sono tutti percorsi che stiamo portando avanti e importante per noi anche per quanto riguarda la digitalizzazione salvare tutto quello che è, e questo è partito principalmente per la musica anche se anche per la moda è molto importante, tutto quello che è i vecchi brani, le vecchie tracce sono su materiali che rischiamo di perdere, per cui rischiamo di perdere tantissimo di quello che è la nostra cultura, perché quando si parla di musica poi al di fuori di quello delle lirico-sinfoniche, al di fuori di quello dei cantanti più conosciuti, ci sono poi anche tutte le bande, ci sono tantissime tracce musicali di canzoni che magari erano famosissime negli anni 60, penso, e ora non lo sono più. Sui film il percorso è già andato molto avanti. Ora ci stiamo muovendo sull'audiovisivo e anche su tutto quello che è il nostro Made in Italy, che è quello che crea il nostro famoso know-how nel mondo, quello che ci rende unici e invidiati da tutti. E prima di salutarvi, un sguardo alla Serie A. Si è conclusa da pochi secondi la partita Spezia-Inter con il risultato di 1-3 in favore dei neroazzurri allenati da Simone Inzaghi. Al 31esimo il gol di Marcelo Brozovic, al 73esimo quello di Lautaro Martinez e il sigillo finale al 94esimo di Alexis Sanchez per i padroni di casa dello Spezia. Aveva accorciato all'88esimo maggiore. Tra pochi minuti invece in campo per l'altro anticipo di questa giornata di Serie A, Milan e Genoa. Andiamo a leggere insieme le formazioni, partendo dai padroni di casa: Maignan fra i pali, Calabria, Kalulu, Tomori e Hernandez in difesa, centrocampo a 3, Bennacer, Tonali, Kessié, Saelemaekers, Giroud e Leao in attacco. Risponde il Genoa con Sirigu fra i pali, Vasquez, Bani, Ostigard ed Efti in difesa, centrocampo a rombo con in mediana Badeli e Galdames, Frendrup ai lati, sulla tre quarti Amiri alle spalle di Piccoli ed Ekuban. Noi adesso ci fermiamo qui, tra poco Nautilus con Alessio Morigi e Gianluca Fabi e poi a seguire Dire Donna Oggi con Gianluca Scarlata. L'informazione di Cusano Italia TV torna a mezzanotte. Grazie per averci seguito, buonasera.